Benvenuti alla Buona Notizia, l'approfondimento settimanale curato dal Centro Diocesano delle Comunicazioni Sociali. In studio con noi, benvenuto, Marco Danesi, vice direttore di Caritas Diocesana. Grazie Marco. Buongiorno, buongiorno a tutti. Con lui parleremo del progetto Custodi del Bello, i cantieri del Bello attivati da Caritas Diocesana all'interno anche di un'iniziativa particolare che è la raccolta di San Martino. Partiamo ora dalla copertina del nostro settimanale Artigiani di Pace. Parliamo del Festival della Pace che anche quest'anno ritorna a Brescia, sesta edizione, un'edizione che si concentra in particolare sulle donne e sui diritti negati. Da Teheran a Kiev, da Tel Aviv a Gaza, parleremo in oltre 50 eventi di questa tematica importante. Ci sarà spazio anche per alcune riflessioni sul disarmo nucleare e anche sul come essere davvero artigiani di pace, come costruire la pace. Sapete che siamo in un tempo sempre più segnato dalle guerre, dai conflitti. L'ultimo israelo-palestinese viene ricordato anche nell'editoriale di questa settimana a firma del Cardinal Pier Battista Pizzaballa. Marco, ritorna la raccolta di San Martino, una raccolta importante, tre fine settimana, dal sabato 11 fino al sabato 25-26 novembre, si raccolgono abiti, indumenti e scarpe usate ma in buono stato. Quindi l'idea è quella di raccogliere, di attivare un'economia di fatto circolare. Sì, raccogliere ma anche attivare proprio le persone, i giovani in questa raccolta e le persone che doneranno per essere anche loro parte di questa raccolta. E proprio questo elemento di partecipazione credo sia uno degli elementi qualificanti che collega, unisce anche il progetto che quest'anno è stato identificato, quindi Custodi del Bello, che ha sia una valenza sociale di aiuto, di inserimento per quanto riguarda l'aspetto propedeutico al lavoro di persone fragili, ma che punta tanto anche alla partecipazione, al coinvolgimento della comunità in cui questi cantieri vengono in qualche modo attivati. Per quanto riguarda la raccolta, ci saranno 28 centri di raccolta, 100 parrocchie coinvolte e soprattutto si chiede davvero ai nostri oratori, ai nostri giovani di distribuire il materiale, quindi distribuire le borsine che poi verranno appunto raccolte, che verranno rimesse in un sistema collaudato con la rete di cooperative Cauto. Sì, con Cauto, con cui già noi abbiamo tutta una serie di altri progetti attivati, appunto dalla raccolta dei vestiti con i cassonetti gialli, con questi contenitori di valore come li abbiamo chiamati, proprio perché grazie a questa raccolta che è continua 365 giorni all'anno attiviamo i vari progetti anche di sostegno all'occupazione, ma anche altre sono appunto i livelli di collaborazione con la cooperativa. Penso soltanto ad esempio a quanto le Caritas si appoggiano alla cooperativa Cauto, a Spigolandi piuttosto che altre realtà per recuperare quello che serve per accompagnare le famiglie e non soltanto vestiti. Quindi. Per darvi un'idea dei numeri, lo scorso anno sono stati raccolti 500.000 capi di abbigliamento nella raccolta di San Martino. E lo scorso anno il ricavato della vendita di questi capi è stato destinato al Togo, a un villaggio, quindi per la costruzione di pozzi d'acqua. Quest'anno l'abbiamo già anticipato, Marco, parliamo invece del progetto Custodi del Bello. Cerchiamo prima di tutto di definire questo progetto. Allora, il progetto Custodi del Bello è stato attivato in forma quasi sperimentale da un paio d'anni. E ha questi tre capisaldi. Il primo è sicuramente aiutare alcune persone fragili che sono uscite dal mondo del lavoro, magari anche da alcuni anni, a recuperare la dimensione proprio lavorativa. Al di là della competenza concreta, a volte anche davvero mantenere l'impegno, collaborare in squadra per realizzare un lavoro, riuscire a farlo e a mantenere la concentrazione per farlo. Quindi tutta una serie di interventi che non sono tanto finalizzati a ti insegno un lavoro, ma in qualche modo mi pongo nelle condizioni per favorire poi invece l'esperienza lavorativa. Accanto a questo obiettivo
L'altro obiettivo appunto di Custodi è quello di ridare bellezza ad alcuni aspetti della città, alcuni aspetti che hanno una valenza di comunità, una valenza aggregativa, ma che spesso sono poi lasciati in qualche modo così, sono andati a rovinarsi o comunque ad essere bistrattati anche dalle situazioni, dalle intemperie, ma non solo, anche dal degrado. Ecco, l'idea è quella di rimettere a bellezza questi luoghi di comunità, ma anche riconsegnarli a quel territorio in cui esistono e quindi riconsegnarli perché questo territorio se ne faccia carico. Quindi un altro elemento del progetto che non può essere disgiunto, è attivare anche la partecipazione della comunità territoriale in tutti i suoi aspetti, dalla parrocchia all'oratorio, al gruppo di volontari, all'associazionismo presente, e provare in qualche modo a davvero far sì che questi beni, che tornano ad essere belli, e sono belli grazie alle persone fragili, che diventano belle anche loro, facciano diventare bella anche la comunità. Quindi una comunità partecipata. Torneremo a parlare nel corso della puntata del progetto. Ora arriviamo al primo servizio di questa settimana, perché tutti siano una cosa sola. Sabato 28 ottobre in cattedrale il vescovo Piero Antonio ha presieduto l'ordinazione presbiterale di Don Alessandro Nember. Ascoltiamo le parole del vescovo. Per la Chiesa. Sabato 28 ottobre in cattedrale il vescovo Pierantonio Tremolada ha presieduto l'ordinazione presbiterale di Don Alessandro Nember. 43 anni, laureato in giurisprudenza, Don Alessandro è originario della parrocchia di Paderno Franciacorta. Il singolare percorso che hai compiuto per giungere a questa solenne celebrazione è esso stesso un segno dell'amore misericordioso di Dio, che fa giungere la sua chiamata nei tempi e nei modi che solo lui conosce. Caro Alessandro, io ti consegno queste tre parole e ti auguro che siano le parole che contraddistingueranno il tuo ministero, un'esperienza che sia un ministero che ha l'aspetto dell'esperienza della grazia, che sia un servizio ai fratelli e alle sorelle che il Signore ti farà incontrare e che sia condotto con piena umiltà. In seminario Don Alessandro si è messo in ascolto della parola di Dio e ha sperimentato la dimensione della fraternità. Perché tutti siano una cosa sola è la frase del Vangelo di Giovanni che ha scelto come motto dell'ordinazione. Rientriamo in studio, la gioia della Chiesa locale universale per un'ordinazione presbiterale è tanta. Don Alessandro Nember si aggiunge ai tanti sacerdoti che sul territorio si impegnano ogni giorno. Marco, abbiamo parlato del progetto Custodi del Bello, che è il destinatario di questa raccolta di San Martino 2023. A modi di esempio, ti chiediamo, un cantiere del bello che è stato attivato in questo anno. Sì, ultimamente sono stati attivati 29 cantieri portati a termine, di questi ad esempio alcuni riguardavano la tinteggiatura delle sale civiche di alcuni quartieri della città, alcuni anche il ripristino di panchine o giochi nei parchi pubblici, o anche la pulizia dei lavatoi di San Bartolomeo, mi sembra. Ecco, questi erano i cantieri su cui le tipologie di cantieri su cui abbiamo lavorato. Quindi interventi che non richiedono necessariamente una competenza specifica,
anche se ogni squadra composta da 3-4 tirocinanti, quindi persone che comunque arrivano dal dormitorio piuttosto che dall'accoglienza di chiedenti asilo, sono seguiti da un operatore che ha una competenza diretta e che anche li guida nell'utilizzo e nella manutenzione dei vari materiali, che siano legno, pietra, ferro, eccetera, eccetera. Quindi, dicevo, è più un'attività propedeutica al lavoro, ma in realtà dentro le persone riescono anche a ritornare a quella che era le competenze sull'utilizzo di alcuni materiali. Non dimentichiamo che tante di queste persone hanno avuto un'esperienza lavorativa in passato e che poi per mille motivi hanno purtroppo terminato. La risorsa di questo intervento è il coinvolgimento di persone fragili che cercano di recuperare anche un'autonomia. E nel secondo servizio di questa settimana siamo andati a Monpiano per festeggiare i 25 anni della fraternità Tenda di Dio, un gruppo di donne che si impegna nell'animazione spirituale e pastorale del territorio. Era il 16 ottobre 1998 quando a Brescia, grazie alla mediazione di Monsignor Dino Foglio, padre fondatore del rinnovamento nello Spirito Santo in Italia, nasceva la fraternità Tenda di Dio. Domenica 29 ottobre, per celebrare i 25 anni di presenza della fraternità, il vescovo Pierantonio Tremolada ha presieduto la messa nella parrocchia di Monpiano. La piccola comunità, inizialmente composta da 5 ragazze, Paola Bartucci, Maria Gabriella Segala, Barbara Canevara, Monica Fausti e Caterina Minutillo, partì in sordina e, pur non facendo parte a tutti gli effetti del rinnovamento, ne seguì, sin dall'inizio, la spiritualità. L'assistente spirituale è Don Luigi Gaia, parroco di Roncadelle. L'esperienza della Tenda di Dio parte con Don Dino Foglio, l'idea che il Signore, lo Spirito, aveva suggerito è proprio quello di creare una comunità di sorelle che potessero vivere tre dimensioni: la dimensione della preghiera, la dimensione dell'approfondimento nel vivere la fraternità e terza realtà era quello che da questo parte la missione che si fa incarnarsi dentro la storia. La fraternità Tenda di Dio è incarnata dentro anche una chiesa locale, la chiesa diocesi di Brescia, per cui loro fanno parte di questa realtà e in questa realtà si trovano a servire, a donare e a portare un po' quello che è la loro spiritualità nell'adorazione, nell'ascolto della parola, nella lode e di conseguenza nel dono della propria vita. Giorno dopo giorno si dedicano all'evangelizzazione nelle parrocchie, sia all'interno della nostra diocesi che in altri territori, ma anche all'ascolto e all'accompagnamento dei singoli e delle coppie o al volontariato in carcere con il Volca. Noi, come sorelle della Tenda di Dio, le giornate le passiamo un po' ritmate tra la preghiera, la contemplazione, la meditazione della parola di Dio e poi ci sono le attività giornaliere, sia quella della casa sia quelle della missione. Per quanto riguarda la missione, appunto, siamo in vari ambiti, dal carcere all'impegno Volca, al servizio per l'università, poi lavoriamo nell'ambito delle donne in difficoltà, ci occupiamo anche dell'ascolto e dell'accompagnamento delle persone e delle famiglie e poi abbiamo anche vari ambiti in parrocchia, ecco, come gli CFR, i centri di ascolto e varie attività. Le 10 ragazze, dal 2013, sono ospitate all'interno di un'ala della Casa delle Ancelle della Carità, di fronte alla parrocchia di Monpiano. Rientriamo in studio, abbiamo ascoltato la testimonianza della fraternità Tenda di Dio con la celebrazione presieduta dal vescovo Pier Antonio nella chiesa di Monpiano. Custodi del Bello, 29 cantieri Marco attivati, adesso c'è una nuova fase che richiede anche la segnalazione di proposte da, tra virgolette, trasformare. Sì, questi 29 cantieri quasi per la totalità sono stati attivati attraverso i punti comunità, i consigli di quartiere e avevano la caratteristica che si focalizzavano per 6 mesi in una zona del comune. Ecco, la nuova fase invece prevede che l'intervento di custodi sarà trasversale su tutto il comune, quindi andremo a attivare i cantieri dove verranno richiesti e in particolare il fatto che vengano richiesti anche da realtà private, possono essere parrocchie, oratori,
associazioni, gruppi di volontariato che possano rimettere appunto a bello un loro locale. Chiaro, la caratteristica deve essere sempre quella di essere un luogo deputato alla comunità. Quindi, per fare un esempio molto concreto, la ringhiera di un asilo parrocchiale, è chiaro, è della parrocchia, ma ha una funzione, una valenza di comunità. Ecco, questa è la grossa novità su cui vorremmo puntare anche per, come dicevo prima, riattivare una partecipazione, un elemento di cittadinanza attiva. E una cosa che mi piace sottolineare è che davvero attendiamo queste richieste, e le richieste verranno evase dopo aver verificato la compatibilità delle nostre competenze, delle nostre risorse, praticamente a costo zero per la realtà che chiede. L'unico costo eventualmente sarà quello dei materiali, se dovremo utilizzare materiali che non abbiamo a disposizione. Ecco. Ma per quanto riguarda l'intervento della squadra di lavoro, dei tirocinanti piuttosto che dell'operatore caposquadra, sarà completamente gratuito. Per noi l'obiettivo davvero è avere ore lavoro su cui sperimentare con queste persone questo percorso da una parte, e dall'altra davvero riattivare lo spirito, la partecipazione all'interno delle comunità. Sul sito brescia.custodidelbello.org si trovano tutte le modalità di attivazione di questi cantieri. Davvero l'invito è che le nostre parrocchie e i nostri oratori colgano questa opportunità, al di là della sistemazione, proprio anche che sapeva attivare un processo virtuoso. Il commento al Vangelo in questa 31esima domenica del tempo ordinario è a cura di Don Dario Guerra, Fidei Donum in Argentina. Dicono e non fanno. Buongiorno a tutti. E questa domenica il Vangelo di Matteo ci propone una delle caratteristiche proprie del suo Vangelo, che come tutto il Vangelo di Matteo è cercare di creare una chiesa comunità cristiana, una chiesa fatta da fratelli. E quindi tra i fratelli non ci devono essere delle divisioni. E Gesù prende lo spunto appunto dei farisei, dei sommi sacerdoti, che sempre volevano distinguerci dal popolo, essere un po' diversi per essere considerati e per in qualche maniera avere potere su di loro. Gesù ribalta questo criterio, questo valore che avevano loro, per un valore che è più normale. Diciamo a partire dell'amore che dobbiamo avere verso gli altri, che è il criterio della fraternità. E la fraternità non solo di nome, come tante volte noi nella Chiesa lo presentiamo, ma una fraternità che è fatta e basata soprattutto nelle relazioni interpersonali tra le persone. Non trattiamo con le pecore, non trattiamo con la moltitudine, ma il rapporto deve essere sempre interpersonale e soprattutto fatto con questo amore che si apre con tutte le difficoltà possibili a considerare l'altro come superiore a uno stesso e che desidera sempre, attraverso questa fraternità, essere testimonianza verso coloro che credono poco o non credono niente. Diceva un mio compagno in un'epoca, e lo aveva messo anche sulla busta che spediva poi in giro, la testimonianza personale porta la firma di chi lo fa. La testimonianza di una comunità porta la firma di Cristo. Come è importante nel mondo nel quale noi ci troviamo, dare una testimonianza anche come comunità. Non disperderci nel cercare il proprio potere o vivere l'individualismo, ma nel cercare soprattutto di testimoniare la nostra fede attraverso queste relazioni interpersonali. Quindi non c'è, come critica Gesù verso i farisei e i sommi sacerdoti,
nel cercare di essere diversi agli altri, ma nel cercare di identificarci soprattutto con Gesù, che ha voluto assumere la nostra condizione per portare questa salvezza agli uomini. Siamo chiamati dunque a vivere questa fraternità nella semplicità, ma anche nell'impegno di sapere che in questo modo stiamo costruendo e stiamo realizzando la missione nel mondo, che il mondo sia migliore, che sia quello che il Vangelo di Matteo ci propone, il regno di Dio. Rientriamo in studio, abbiamo ascoltato il commento al Vangelo di Matteo a cura di Don Davio Guerra. Marco, ogni settimana ci salutiamo con una parola, che parola hai scelto? Bene, è abbastanza scontata forse, però la parola che più mi risuona in questo momento è bellezza, ma quella bellezza che non è tanto la bellezza estetica, ma quella bellezza interiore, quella bellezza anche spirituale che ogni persona, per quanto in difficoltà, porta con sé. Ecco, l'invito è proprio anche nella sottolineatura della partecipazione dei volontari, della comunità, e a scoprire questa bellezza, non tanto il luogo magari riattivato, ma la bellezza delle persone che provano a farlo, provano a mettersi in gioco. Ecco, entrando in relazione con loro forse è bello anche riscoprire questo aspetto della bellezza. Abbiamo bisogno di questa bellezza anche per ridare speranza e energia ai nostri territori. Grazie a Marco Danesi, vice direttore di Caritas Diocesana, e da Luciano Zanardini, appuntamento alla prossima settimana.